15 milioni per rendere Milano sempre più accessibile a tutti. Sì, non è solo una questione di risorse, ma di metodo. Il metodo è, come avete visto, di coinvolgimento di tutte le associazioni. Ovviamente noi siamo venuti con lo spirito di essere ben consci del fatto che abbiamo fatto qualcosa, ma siamo lontani dal poter dire che Milano è una città accessibile. Ma però mettendo insieme questa idea del coinvolgimento, le risorse a disposizione e dei piani concreti, io ho sottolineato molto spesso la questione della concretezza e il pragmatismo, credo che in tempi non lunghissimi, avendo fino ad oggi fatto una mappatura delle cose da fare, potremo vedere dei buoni risultati. Cosa ha pensato quando ha sentito uno degli ultimi interventi, la rappresentante dell'associazione non uditiva? Che probabilmente ha ragione, chiaramente è una dimostrazione del fatto che il percorso è ancora lungo. Io però ho ribadito anche nel mio ultimissimo intervento, vedo negli miei assessori un'attenzione, una motivazione su questa materia che magari vedo di meno in altre materie, e questo è molto importante, perché obiettivamente è un percorso talmente lungo e faticoso che non deve essere un compito che uno deve assolvere, ma deve sentirla come qualcosa che ha dentro. Dagli interventi si è sottolineato la necessità di un'accessibilità anche comunicativa, molti hanno detto. Sì, ma diciamo che intanto oggi abbiamo per la prima volta presentato non un lavoro formale, ma quanto è stato fatto e si sta facendo e si farà: il raddoppio degli investimenti riguardanti gli interventi relativi ai lavori pubblici. Mai l'amministrazione comunale ha messo tante risorse rispetto ai servizi per le persone con disabilità e rispetto agli investimenti per la rimozione delle barriere architettoniche. C'è ancora tantissimo da fare, c'è tantissimo da fare non solo dal punto di vista materiale, ma dal punto di vista anche della relazione con i cittadini, proprio per andare ad affrontare quelle barriere che magari non sono solo fisiche, ma sono immateriali, di comunicazione, di relazione, che possono essere ostacoli molto importanti, ad esempio per persone sorde, come giustamente ci è stato detto. Invece sul fronte delle barriere architettoniche, più nel vero senso della parola, il problema è ancora sui tram. Intanto iniziamo a dire che sul piano del trasporto pubblico, per il suo adeguamento per le persone con disabilità, non c'è mai stato un impegno economico come quello messo oggi a bilancio, e questo è un fatto importante. Detto questo, ci sono tram vecchi e antiquati che rappresentano per persone con disabilità o persone scarsamente autosufficienti, pensiamo anche solo ad anziani, spesso un impedimento, e su questo terreno giustamente la mobilità e ATM stanno lavorando.